Benvenuti di nuovo qua, ragazzi. Allora, dopo aver visto nei scorsi tre video come trattare acusticamente un home studio, in questo video voglio parlarvi invece di quali macchinari comprare per mettere su un home studio. Quindi in questo video vi parlo di uno starter kit bomba rigorosamente selezionato da me. Questa è una lista di macchinari che ho messo su pensando ai miei vecchi errori che ho fatto quando sono andato a scegliere schede audio, microfoni e quant'altro. Direi di iniziare subito e andiamo a vedere subito questa lista. Allora, siamo qui su Thomann e questa è la lista che ho stilato. Una premessa da fare però è che non andrò a approfondire gli argomenti tipo qual è la migliore scheda audio, qual è la migliore coppia monitor, qual è il miglior microfono e così via, perché questo ho in mente di farlo nei prossimi video. Questo vuole essere solo un video consiglio per comprare subito un kit bello pronto per mettere su un home studio con poca spesa e con la massima resa. Allora, iniziamo subito dalla scheda audio. Io ho voluto selezionare per voi questa, che è un'ottima scheda audio prodotta dalla Behringer. Allora, io ne ho possedute più di qualcuna di scheda audio per poi arrivare a prendere quella definitiva, che è un RME. Ma le RME, essendo molto belle, sono anche molto costose, quindi ovviamente non ve le potevo consigliare in questo video, perché solo una scheda audio buona delle RME la vai a pagare 1.400, 1.500, 1.700. Invece questa è una scheda che io ho posseduto, ho comprato per magari registrare qualcosa di veloce fuori dallo studio solo con un laptop, ed era molto comoda. Comunque, perché ho scelto questa scheda per questo kit? Perché ha veramente tante cose, e se prendete questa scheda sicuramente ve la potrete tenere per tanto tempo, perché vi permette di fare veramente tante cose. Diamo uno sguardo alle caratteristiche. Cosa importante, ha due ingressi XLR, quindi vi permette di registrare sia una sorgente mono ma soprattutto una sorgente stereofonica, che può essere per esempio un sintetizzatore oppure un pianoforte digitale. Cosa importante è che con questi due ingressi potete registrare sia due microfoni oppure due segnali di linea oppure due segnali strumentali ad alta impedenza. Poi avete ovviamente la Phantom e, cosa non da sottovalutare, avete anche due pad per tutti e due i microfoni. Cosa buona è anche questo controllo qua, diciamo questa sezione della control room. Avete una cuffia e avete anche, non ricordo sinceramente bene come funzionava, comunque avete anche uno switch di monitor AB, o comunque avete il main out, che è quello che io vi consiglio di usare, e state a posto con le cuffie e anche con il controllo del volume. Ah, e avete anche il tastino per mettere in mono l'ascolto, quindi per fare il check in mono. La cosa bella è che non è neanche prevista l'alimentazione, perché si autoalimenta con l'USB. Poi una caratteristica interessante che ha questa scheda, che magari non hanno altre, è anche questo potenziometro blend, che vi permette di fare appunto un blend tra il suono in ingresso e il suono playback del software della DAW. Ma andiamo a vedere dietro cosa di particolare. Una cosa in più che ha questa scheda rispetto alle altre in rapporto al prezzo sono le connessioni MIDI. Magari all'inizio non vi serviranno le connessioni MIDI, ma più in là, poi quando avrete più conoscenze e più esperienza, vedrete, soprattutto se producete musica, gli ingressi e le uscite MIDI vi saranno molto comode per controllare i VST instrument. Una cosa da non sottovalutare sono gli ingressi insert, perché poi andando avanti con l'esperienza magari vi comprerete un compressore da integrare alle registrazioni della vostra voce, magari anche un equalizzatore, e gli ingressi in insert sono molto comodi, così potrete tranquillamente processare la vostra voce prima di registrarla. Quindi molto interessante, questa è una scheda che straconsiglio a tutti quanti, perché costa in offerta, soprattutto quando la trovate, sotto i 90 euro. Veramente una scheda audio da avere per iniziare. Dopo la scheda audio vengono i monitor. Per questo kit io ho scelto questi monitors audio della Behringer. Questi sono veramente degli ottimi monitor. Questa è la versione col cono da 6, e ovviamente io vi consiglierei quella da 8, però per rimanere più basso col prezzo ho inserito questa qua con il cono da 6. Queste sono casse veramente buone, e per quello che costano vi danno veramente molto. Io ad esempio ho avuto le Yamaha, le HS50, quando ancora si chiamavano così, ora ci sono le HS5, e quelli sono monitors che io non vi consiglierei mai. Suonano veramente smorti, non hanno profondità e suonano praticamente cartonati. Sono famosi
perché derivano dalle NS10, ma veramente sono dei pessimi monitors che veramente vi consiglio di neanche guardarli. Questi costano addirittura di meno delle HS5 in coppia e io vi garantisco che questi suonano molto meglio. Vediamo un attimo le caratteristiche: sono abbastanza potenti, sono a due vie, come detto hanno il cono da 6, ovviamente non possono scendere molto in basso con gli hertz, in compenso riescono ad andare oltre i 20.000 hertz. Che dire, queste sono casse che almeno adesso, con la mia esperienza che posso aver accumulato negli anni, sono casse che appunto comprerei ad occhi chiusi, quindi ve le consiglio. Poi ovviamente se volete sentire meglio in basso, queste hanno bisogno di un subwoofer oppure delle buone cuffie per vedere così veramente cosa succede in basso al di sotto delle 50 Hz. Poi andiamo a vedere un attimo dietro. La cosa interessante di queste casse è anche la correzione acustica. Tante casse hanno la correzione acustica sul retro del pannello per sopperire ai problemi della stanza, ma questa è abbastanza interessante perché qua vi spiega anche cosa fare se mettete la cassa in un angolo oppure attaccata alla parete. Veramente un'ottima cosa. Poi abbiamo un connessore XLR oppure una connessione sbilanciata coassiale, quindi il pin jack LRCA. Andando avanti passiamo al microfono. Questo in relazione al prezzo è veramente un ottimo microfono, è molto bello per quello che costa. Ricordo che in conservatorio ne avevano un paio e lo affiancavano a, diciamo, al fratello maggiore, a T4050. Questo è un microfono molto lineare e, diciamo, molto pulito, non colora né in basso né in alto, è flat e veramente poi ci si può fare tutto in post produzione. Ad esempio molti comprano il Rode NT1, ma a me non piace assolutamente. Magari a un primo ascolto, soprattutto se questo ascolto è fatto da una persona inesperta, magari il Rode potrebbe piacere un pochettino di più perché è molto colorato sulle medio alte, e avere quel boost così forte sulle medio alte potrebbe far sembrare che il microfono è più bello, ma in realtà è molto spigoloso e vetroso in alto e soprattutto è molto vuoto e spento in basso. Quindi è vero che magari si potrebbe andare a correggere la spigolosità del Rode, ma una volta che vai a togliere le alte rimane, diciamo, una traccia vocale, se si registra la voce, abbastanza smorta. Mi è capitato spesso di mixare voci registrate con il Rode e ho dovuto sempre saturare per andare a compensare la mancanza delle medie sul Rode, quindi il Rode ha delle medie brutte. Invece la T2020 è abbastanza bilanciato e lineare e veramente poi si può andare in post produzione a dare quasi tutti i colori che vuoi. La resa è molto buona, ha veramente un bel timbro, ascoltare anche qui le tracce, e questa è la scelta che vi consiglio per partire. Poi ad esempio c'è un altro microfono molto bello ma costa più del doppio di questo, è l'Aston Origin. Ho fatto delle veloci comparazioni qui su Toman tra questo e l'Origin e devo dire che veramente questo AT2020 gli tiene veramente testa. Devo dire che sono abbastanza simili, ma questo costa 90 euro e quello costa oltre 200 euro. E niente, è un microfono che io vi consiglio ed è il microfono perfetto per iniziare. Poi una cosa importante sono le cuffie. Queste sono le cuffie che io vi consiglio. È uno strumento molto importante per andare a integrare gli ascolti in studio quando si va a mixare, soprattutto poi se si hanno dei monitors che non scendono molto in basso, le cuffie entrano in gioco e sono molto importanti per andare a sentire cosa succede realmente in basso, magari sotto ai 50 Hz. Che dire di queste cuffie? Allora, io ne posseggo svariate. Ho le AKG K121 che costano quasi il doppio di queste, e ho anche le Super Lux, i modelli quelli che costano 20-30 euro, e queste Shure veramente sotto i 100 euro sono imbattibili. Parlando delle AKG che conosco bene, che costano quasi il doppio di queste qua, veramente non valgono un centesimo rispetto a queste qua, perché sono molto belle, sono comode le KG, ma a livello di definizione rispetto alle Shure veramente stanno a zero. Suonano molto impastate, poco definite. Invece queste Shure, soprattutto sulle medio alte, riescono a essere molto più definite, hanno delle basse meno profonde ma più pulite, e veramente per quello che costano riescono a darti veramente il massimo. A livello costruttivo non mi piacciono tanto perché potrebbero sembrare un pochettino più fragili delle KG,
però veramente a livello sonoro sono imbattibili rispetto alle AKG e rispetto a molte cuffie sotto i 100 euro. Poi magari facendo un confronto anche con le Superlux, costano 20-30 euro e veramente sono di livello molto più basso rispetto a queste Shure. Quindi le Shure SRH240 sono le cuffie che io sceglierei se dovessi mettere su un home studio, e sono le cuffie che ti consiglio. Direi che a questo punto il grosso di questo starter kit è finito, e quindi al di sotto dei 500 euro con questi quattro macchinari veramente ci portiamo, secondo il mio punto di vista, uno dei migliori kit per iniziare a mettere su un home studio. Poi ho voluto comunque aggiungere un filtro antipop, perché quando si va a registrare con un microfono a condensatore è molto importante un filtro antipop. Vediamolo, è classico, dico struttura media, e non costa neanche tanto, con soli 10 euro ve lo portate a casa. Tomano su questo veramente vende tante cose fatte benino a un prezzo veramente buono e onesto. Poi ovviamente un'asta per mettere su il microfono a condensatore, veramente 10 euro non costa niente, e scommetto che è molto meglio di un'asta Prole a 20 euro, oppure se non è meglio è pari, ma questa costa 10, un'asta Prole costa e rotti 20 euro. Ne ho avute tante di aste Prole, e veramente soprattutto quelle odierne che fanno attualmente sono pessime. Questa, anche se fosse pessima, costa quasi la metà della Prole. Poi qui ci sono i cavi. Questo è un cavo per collegare il microfono alla scheda audio, costa veramente niente, questa marca è economica, ma veramente è come la Prole, ma forse anche meglio, perché la Prole non brilla per costruzione, ma comunque si è fatta un nome oramai, e un pochettino di più si fa pagare proprio per il nome. Questi sono cavi che non ci vorrei scommettere, ma comunque secondo me sono migliori soprattutto a livello costruttivo, quindi consigliato. Per solo 5 euro vi portate un cavo da 6 metri, che non è manco da 3 metri. Comunque ho tanti cavi della The Snake, non so come si pronuncia, sono veramente fatti bene e costano veramente poco, quindi non potevo fare altro che metterlo in questo starter kit. Poi questi sono i cavi per collegare i monitors alla scheda audio. Questi vanno collegati alla scheda audio, l'uscita, perché la scheda audio ha solo uscite jack TRS, e questi sono i connettori XLR da collegare alle casse. Anche questi sono marcati The Snake, il prezzo è veramente irrisorio e sono cavi da 3 metri, quindi non sono neanche corti, e ripeto, è un'ottima marca che vi consiglio, costa poco e sono fatti veramente bene per quello che costano. Direi che è tutto, con soli 520 euro vi portate un kit completo che una volta che arrivate a casa montate e siete pronti per produrre la vostra musica e per registrare le vostre tracce vocali. Ripeto, questo è un kit che ho messo su in base alla mia esperienza, e queste sono tutte quante le attrezzature che ho selezionato negli anni e che secondo me sono il meglio che si possono trovare a questa cifra. Se il video ti è piaciuto, commenta, fammi sapere cosa ne pensi, metti un like, e ovviamente se non ti sei ancora iscritto fallo adesso. Vi rimando al prossimo video, ciao e alla prossima.